comune nel corso di questi mesi, da dicembre in poi, nonostante il nostro lavoro sia cominciato qualche settimana prima, all'incirca 10 settimane prima, abbiamo organizzato una serie di iniziative. Queste iniziative, oltre a riunire le persone e a discutere su dei temi importanti, rappresentano un ruolo fondamentale del nostro programma e del nostro percorso. Ovviamente il nostro è un programma politico che mira a vincere le prossime elezioni comunali. Nel momento però, e soprattutto in un contesto all'interno del quale alla politica l'accusa che viene fatta alla politica è quella di mancanza di qualcosa di pratico, noi a mio modo di vedere qualcosa di pratico lo stiamo facendo già adesso. E di certo non è di poca importanza, perché il lavoro che stiamo svolgendo nel fare informazione è un valore aggiunto al nostro progetto. Sia sul sito, dove stiamo pubblicando numerosi articoli con una media all'incirca di un al giorno, sia con quelle che sono poi le iniziative, ovvero il momento più importante, le iniziative di confronto direttamente con le persone. Domani organizzeremo uno degli incontri che stiamo aspettando di più, uno di quelli sui quali più abbiamo lavorato, che è sul piano regolatore. Il piano regolatore di Alatrico è uno strumento indispensabile per l'urbanistica e per la politica della nostra città, è uno strumento che è rimasto immutato dalla progettazione all'incirca 50 anni fa. Ovviamente non ci vuole uno scienziato per capire che sia il momento di rifarlo. Ci sono state voci negli ultimi periodi sui costi. Ma tutto il ragionamento che viene fatto, a prescindere da quanto possa o non possa costare un piano regolatore, andrebbe affrontato con un'inversione di prospettiva, ovvero quanto costa non avere un piano regolatore. E questo apre il discorso a un margine molto più ampio, ovvero quanto costa non avere progettualità. Io adesso, per entrare più nello specifico del programma e del tema, passo la parola a Tarcisio per spiegarci meglio l'evento di domani. Domani noi facciamo questo convegno proprio che riprende, parafrasandolo un po', il titolo di un articolo che scrisse uno dei due autori del piano regolatore generale di Alatri, perché uno l'architetto Malusardi, l'altro fu l'architetto Borgia, che nel presentarlo in una rivista importante, una rivista di urbanistica, fece intitolare questo suo pezzo di presentazione Alatri al bivio. Voleva dire che Alatri, quella Alatri di 50 anni fa che aveva approvato il piano regolatore generale, si trovava ad un bivio e molto dipendeva dalla capacità che ci sarebbe stata nel futuro di gestire quello strumento, estraendone, diciamo così, tutte le potenzialità. Malusardi non era molto ottimista in quel suo scritto, potremmo interrogarci, ma sarebbe fin troppo facile la risposta, se i 50 anni successivi a quel piano abbiano confermato il suo pessimismo o lo abbiano smentito. Certo è che il piano regolatore del 1964 era un piano regolatore che già aveva dei limiti non voluti da Malusardi, subiti da Malusardi e da Borgia e espressi con molta pacatezza dagli stessi architetti dagli stessi urbanisti in più occasioni. L'aspetto fondamentale, il limite fondamentale di quel piano è che lasciava molte cose imprecisate, affidandole alle redazioni successive di piani particolareggiati, particolarmente per le aree di urbanizzazione periferica e nelle zone di campagna, e quindi sostanzialmente rinviava, pur definendo alcuni principi di massima, rinviava al dopo la gestione della politica urbanistica del comune di Alatri. Era questo che non convinceva Malusardi ed è questo un po' la ragione di quel suo interrogarsi su Alatri al bivio. Noi abbiamo, parafrasando, ripeto, quell'articolo di Malusardi intitolato Alatri è di nuovo al bivio. Noi pensiamo di sì, nel senso che dopo 50 anni uno strumento urbanistico nuovo è necessario per il nostro comune, poi diremo più precisamente di che cosa si tratta, e che quindi questa volta si tratta non di rimanere fermi al bivio, ma di imboccare con decisione una strada che porti ad uno strumento urbanistico
che accompagni lo sviluppo del nostro territorio, che accompagni la possibilità di crescita delle attività del nostro territorio, perché un piano regolatore generale in buona sostanza non è solamente uno strumento che serve a stabilire dove debbono essere insediate le abitazioni e quanti metri cubi queste abitazioni debbano avere in rapporto al terreno di proprietà su cui vengono costruite, ma è uno strumento ben più complesso perché decide, stabilisce le linee di indirizzo per lo sviluppo di tutte le attività che riguardano una città, dai servizi, dalla dislocazione, la collocazione, la tipologia dei servizi fino alla determinazione dei luoghi di aggregazione, quindi dei luoghi dove si costruisce e si gestisce la comunità, fino ancora agli insediamenti delle zone industriali, artigianali, fino alla tipologia delle zone commerciali, fino ancora alla definizione dei luoghi dove possano insistere le attività artigianali. Tutti temi quindi essenziali, importanti, che riguardano non tanto Alatri di questo momento, ma Alatri che nascerà da qui al futuro, e quindi questo problema di un piano, di uno strumento di sviluppo del territorio riguarda certo la nostra, i nostri anni, certo riguarda l'amministrazione che verrà eletta dai nostri concittadini nelle elezioni del prossimo giugno, ma riguarderà soprattutto le generazioni che vivranno la nostra città nell'immediato futuro, a partire dall'indomani stessa delle elezioni amministrative. Quindi è un problema che davvero definisce la qualità della politica cittadina da qui ai prossimi anni. Non si può continuare a far finta di niente, non si può dire, come ci è stato detto dall'assessore all'urbanistica del comune di Alatri, che il piano regolatore è uno strumento arretrato. Forse la definizione piano regolatore è una definizione arretrata, oggi si usano altre definizioni per indicare proprio quella complessità di intervento che ho ricordato prima, ma che il nostro territorio, e non solo dico il nostro territorio che finisce ai confini di Alatri, ma che riguarda l'intero comprensorio, abbia necessità di uno strumento innanzitutto per leggerne le potenzialità e poi per fissarne le linee perché queste potenzialità diventino e si attuino, è assolutamente indispensabile. Del resto noi, pochi giorni dopo che l'assessore aveva fatto queste sue incaute affermazioni, abbiamo registrato la volontà, il timore di un'impresa importante del nostro territorio che, lamentando la impossibilità di un'ulteriore espansione nella nostra città proprio per mancanza di spazi vitali per dislocare le sue nuove attività, ha minacciato, comunque ha avanzato l'ipotesi di trasferirsi altrove. Ecco, questo è un classico caso di come si fosse stata una organizzazione urbanistica coerente, ci fosse stata un'organizzazione urbanistica capace di guardare al dopo, probabilmente questo problema non si sarebbe posto, ci sarebbe stata maggiore certezza in ogni caso. Certo, lo sviluppo di un territorio non significa la devastazione e il consumo del territorio. Oggi lo sappiamo meglio di quanto lo sapessero i nostri genitori 40 o 50 anni fa. C'è bisogno d'altro, c'è bisogno cioè di ragionare sulla compatibilità degli insediamenti che ci debbono stare nei diversi territori, quello che è più adatto per esaltare le potenzialità della nostra città. Ma questo è un discorso che noi vogliamo aprire a tutta la città, non vogliamo che rimanga limitato alle aule del Consiglio Comunale, che pure sono decisive per la realizzazione di una progettualità di questo tipo, non vogliamo che rimanga confinato nelle mani dei tecnici, che pure sono indispensabili per dare completezza a questo progetto, vogliamo che riguardi e coinvolga tutti i cittadini, dai più anziani ai più giovani, perché
parlando di piano regolatore, parlando di strumento urbanistico, parlando di sviluppo urbanistico della nostra città e del nostro comprensorio, stiamo parlando della vita di ciascuno di noi e quindi sulle questioni determinanti della vita di ciascuno di noi occorre che tutti siamo presenti, diciamo la nostra, affidiamo la nostra opinione con fiducia, perché saremo noi stessi a controllare che le cose vadano nel verso giusto. E del resto un strumento di progettazione partecipata come il piano regolatore generale è stato sperimentato in altri centri, in altri comuni, in altre città del nostro paese, dando dovunque risultati interessanti, importanti e soprattutto creando non fratture ma coesione nella comunità. Bene, io ho due sottolineature e ne approfitto per farle. Il primo è sul concetto di partecipazione, ovvero il leitmotiv di tutte le idee, i progetti della Green Comune è proprio questo discorso di lavorare nelle intersezioni, in quello che c'è, o forse meglio si può creare, tra il cittadino e l'amministrazione, il tutto ovviamente finalizzato a una produzione di lavoro e non a un assorbimento. Che cos'è questo concetto di partecipazione e perché a me sta particolarmente chiaro? Ma intanto cominciamo col dire, lo diceva D'Acciso prima, che non ci inventiamo niente di nuovo, nel senso che sono tutti modelli che sono già stati adottati e che hanno portato i loro frutti. Ma fa leva su un concetto che a me piace particolarmente, ovvero quello di responsabilità. Il compito del cittadino vogliamo che non si esaurisca dentro l'urna con il mettere una croce su un simbolo che poi, a prescindere da quello che rappresenti o può rappresentare, ma deve continuare nel corso della vita della pubblica amministrazione intervenendo concretamente nelle scelte. E quindi, ripeto, il leitmotiv di Alla Green Comune è proprio questo, di adottare modelli partecipativi su tutte le scelte dove è possibile questa complementarietà e quindi avvicinare le scelte. Provo a scendere un po' più nel semplice e a ipotizzare un bilancio partecipato, ovvero una quota di bilancio che può essere un X percentuale, può essere la destinazione di questa quota, viene scelta dalla cittadinanza stessa, che si esprime nei modi poi, ad esempio quello del referendum, della consultazione o in altri da identificare, su dove ritiene più opportuno che venga destinata quella quantità di budget. Quindi, ritorno al piano regolatore, che è uno strumento fondamentale, l'idea di farlo partecipare e quindi non solo di ascoltare, ma di seguire poi in realtà, di dare la possibilità di scegliere ai cittadini, non solo nel momento della votazione, lo trovo sicuramente un valore aggiunto, oltre al fatto che rifare il piano regolatore ad Alatri dopo 50 anni mi sembra un imperativo. Il secondo punto che mi premeva sottolineare è la distinzione tra fine e mezzo, cioè rifare il piano regolatore, nonostante, ripeto per l'ennesima volta, sia un imperativo e sia urgentissimo, non è un fine, è un mezzo per uno sviluppo di vario genere. Io questo è quello che ho capito. L'investimento sull'urbanistica non è un investimento fine a se stesso, è un investimento che dà possibilità poi di realizzarsi a tutti gli altri settori, a quello culturale, a quello imprenditoriale, a quello della tutela dell'ambiente. Quindi rifare il piano regolatore non significa l'abbiamo rifatto, che già sarebbe un'impresa, ok, siamo arrivati. Quello è lo strumento per far sì che poi possa realizzarsi quella visione di Alatri che abbiamo e che stiamo cercando di costruire e migliorare sempre di più. Sì, vorrei tornare un attimo proprio sul concetto di piano regolatore legato alla città di Alatri, perché un aspetto importante che credo che vada sottolineato è quello che, se noi guardiamo alla storia della nostra città degli ultimi 120-130 anni, quindi da immediatamente dopo la realizzazione dello Stato unitario, vediamo che in ogni momento cruciale di questa storia si mette mano al problema urbanistico. Il primo tentativo di piano regolatore, edilizio si chiamava allora, della nostra storia, della storia della nostra città, perlomeno quella recente, la storia moderna, è sul finire degli anni Ottanta e si deve all'architetto Olivieri, che appunto fece un'ipotesi di regolamentazione urbanistica della città, esclusivamente del centro storico, a dire la verità, nella quale, che venne presentata e discussa al Consiglio Comunale dell'epoca, che presentava alcune soluzioni abbastanza dirompenti, tanto è vero che venne, se non accantonato, certamente trascurato.
era il momento nel quale Alatri passava, diventava, prendeva consapevolezza e coscienza di far parte di uno Stato nuovo che non era più quello a cui era appartenuto fino a 15 o 20 anni prima. Un altro momento di svolta, non a caso, quindi c'è stato invece parte decisioni di tipo urbanistico importanti che ci sono state intorno agli anni 30, nel periodo, del periodo fascista, ma con provvedimenti parziali che comunque hanno cambiato la conformazione urbana della nostra città. Un secondo momento di svolta c'è stato all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, nell'immediato secondo dopoguerra, quando venne adottato il piano di ricostruzione. Il piano di ricostruzione non a caso si chiamava piano di ricostruzione perché praticamente prendeva atto delle devastazioni che c'erano state durante per i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale che avevano interessato e toccato Alatri, e prendendo spunto da questa da questo aspetto ridisegnava, cercava di ridisegnare il futuro urbanistico della città. Questi fatti io li ho appresi leggendo, ma anche li ho presi direttamente da chi fu il sindaco dell'epoca che fece questa assunse l'iniziativa del piano di ricostruzione, cioè il senatore, quello che sarebbe poi diventato senatore, Giacinto Minocci, che fu sindaco per un breve periodo, ma per un periodo nel quale però assunse questa decisione importante che sarebbe rimasta isolata fino al 1958, quando si cominciò nel Consiglio Comunale di Alatri a ridiscutere un problema di uno strumento urbanistico generale. Allora, immediatamente dopo la formazione dello Stato unitario, fine dell'Ottocento, immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel periodo della ricostruzione, immediatamente dopo la fase grande di sviluppo degli anni 50 del nostro paese, 58, in cui il comune di Alatri, cioè proprio di fronte ai mutamenti nella struttura del paese, della società, si pone il problema di uno strumento urbanistico. Quello strumento venne approvato, ci fu un decreto ministeriale del 1960 che inseriva Alatri tra le città che erano obbligate ad adottare un piano regolatore generale. La giunta dell'epoca lo fece. Allora era sindaco il professore, il preside Antonino Celani, che nel 62 approvò in consiglio comunale l'incarico a Borgia e Malusardi per la redazione del piano regolatore generale, che poi arrivò in consiglio comunale nel 1964. Voglio dire che in tutti i momenti di svolta della nostra storia cittadina si è posto il problema della revisione, della riflessione sul futuro urbanistico della città, perché tutti sono stati consapevoli che è un momento nel quale non si parla solamente di sviluppo urbanistico, ma si parla di sviluppo e di riconsiderazione comunitaria di quello che può essere il futuro intero della città e che passa attraverso lo sviluppo e la regolamentazione urbanistica. Oggi noi ci troviamo di fronte ad un nuovo momento di svolta, ad un nuovo momento in cui c'è da registrare delle novità, perché le novità sono intervenute e sono importanti nella nostra società cittadina, come ovviamente nella società più ampia che ci circonda, e quindi è giusto, è opportuno, è tempestivo assumere il problema di una riflessione sul territorio e sul suo sviluppo in termini nuovi, rinnovati, con una nuova volontà di progettare, ripeto, per accompagnare lo sviluppo futuro della nostra città. È un passaggio dal quale si vedrà la maturità delle forze politiche, delle forze che amministreranno la città di Alatri. Non è un problema secondario, è un problema invece centrale, anche se, ripeto, potrà essere realizzato non con quel dispendio di spesa, di costi, di risorse che qualcuno
ha ricordato, perché, ripeto, la strada che seguiremo è una strada che chiamerà la città, compresi i suoi tecnici. Ecco, io voglio ricordare proprio che il fatto di una presenza dei tecnici locali che conoscono il territorio è molto importante. Proprio ieri alcuni cittadini mi facevano vedere una ipotesi di risistemazione della loro zona che si deve ad un urbanista che aveva lavorato nella nostra città negli anni 90, e mi facevano notare come questo urbanista avesse inserito in questa risistemazione anche delle aree che non appartengono al territorio di Alatri, per dire che la conoscenza del territorio, insomma, come minimo sia la base che dobbiamo richiedere a tutti, e chi meglio di chi opera all'interno di questo territorio. Non saranno solo loro, non saranno solo quei tecnici. Io credo che sarebbe giusto utilizzare le grandi agenzie di formazione che ci sono nella nostra provincia, cioè l'Accademia di Belle Arti, che ha capacità di progettazione, così come l'Università di Cassino, che ha capacità di progettazione, raccogliere quindi tutte queste competenze, metterle insieme con le competenze dei cittadini e con la responsabilità delle forze politiche che amministreranno la nostra civiche che amministreranno la nostra città, in modo da realizzare quello che nella storia e nella storia di oggi è ancora un momento di svolta necessario, indispensabile, del quale dobbiamo essere all'altezza. Bene, io allora ne approfitto per fare un riepilogo e ricordare l'appuntamento di domani. Quindi, piano regolatore, dare risposte alle domande pervenute, capire che dal 65 è rimasto invariato, è giunto il momento di rifarlo, e quindi capire, grazie al contatto, alle intersezioni, alle interazioni, come poterlo rifare, quali sono i margini di manovra, approfondire soprattutto qual è il valore che comporta avere un piano di regolatore ormai obsoleto. E lo faremo con Marcello Cervini, l'architetto Luigi Ferri, architetto Marco Dargi, il professor Matteo Clemente, e poi concluderà Tarciso, il nostro candidato sindaco. Domani alle 17 alla Biblioteca Comunale. L'appuntamento è sul piano regolatore, gli eventi poi trovate i dettagli su Facebook, sul sito, ovunque su internet ci sono i dettagli dell'evento. Ripeto ancora una volta, domani alle 17 Biblioteca Comunale, l'incontro sul piano regolatore di Alatri. Grazie.